Cioè, qui vediamo Senex, Crono, Saturno, signore dell'età dell'oro, vecchio saggio, roccia dei tempi, vecchio re, padre, orco castrato, patriarca, mentore che pretende il massimo, purificatore delle anime, che governa dal cuore qualunque atteggiamento del sé, archetipo del significato, principio antecedente all'io che ha cognizione, conferisce significato, configura secondo un ordine, radice archetipica della formazione dell'io. In questo caso possiamo anche vedere come il superconscio, no? Qualcosa che sa già, anche se io non so ancora. Karma, destino, perché poi Cronos, tempo, eternità, passato, destino, possibilità di perpetuarsi mediante l'abitudine, memoria, ancestro, continuità, autorevolezza, saggezza, inconscia certezza. Quindi non so quello che dirò, ma so che è la cosa giusta. Per esempio, pensiero integrale, principio di ordine, di significato, di relazione teleologica, anche qui la ghianda, sento già la realizzazione, perfezione a pagamento, signore della profondità estrema, lento, denso, pesante, fattore di unificazione, fertilità, raccolto, onestà, silenzio, lealtà, amicizia, genialità ispirata, abilità di trasformare ogni vizio in virtù, conferendogli senso. Ovviamente ognuna di queste parole è un mondo, è chiaro che è un mondo che io poco poco posso riconoscere, ma quanto più ho queste porte dalle quali entrare, quanto più io posso riconoscere che questo lavorare con il Senex, questo percepire l'agape che discende, ha una complessità enorme. È sempre una dimensione dialogica nella quale, appunto, nella realtà ordinaria c'è una delle due parti che è sul palcoscenico, e quindi è chiaro che quanto più tu hai compreso, quanto più hai il rischio di ritenere che hai già capito tutto, per esempio, alla cosa alla quale siamo costantemente soggetti. Oppure anche il discorso della montagna, quanto più vai su, devi essere sempre più impeccabile, quanto più vai verso delle altezze o delle difficoltà. È chiaro che poi sempre, questo succede in molti, c'è questo non vedere la componente di hybris, no? Di ritenere che appunto quello che dice, quello che fai è migliore di tutti, e tutte le cose. Il concetto è che man mano che tu sei ancorato con rispetti questa legge, eccetera, quanto più queste componenti sono disattivate. Se tu aspetti di essere perfetto, le tue parti di ombra, che a parte Crono, che appartengono alla tua storia, al tuo karma, cioè quante generazioni abbiamo detto di noi, cioè, è anche una pretesa di uscire dal nostro karma, no? Però si disattivano. Magari tu parlo per me, magari vedo, ci sono dei momenti nei quali vedi, però è disattivo, non è che poi dopo metti in moto delle azioni o dei comportamenti tali da. Nel sottobosco della tua vita fiorano delle riflessioni che riconosci e che lasci dove sono, insomma, no? Quindi in realtà potremmo dire che l'evoluzione è una graduale disinnescare le nostre ombre, disattivarle. Non sono da qualche parte, man mano poco si purificano anche e si eliminano, però sono alla periferia dell'impero, non sono nella stanza dei bottoni, come dire, non influenzano più di tanto la tua azione, il tuo sentire, agire e pensare, diciamo. E qui lo vediamo bene, l'eshu del Senex, avidità di potere, divoratore del mondo, avarizia, menzogna, logorrea, calunnia, egoismo, freddezza, esilio dalla vita, melanconia, rimuginamenti, cinismo, iperrazionalità, stasi, incapacità di divenire, aridità, femminile assente, dispotismo, tutte qualità che possiamo ben vedere come chi ritiene di essere arrivato da qualche parte e non discende, no? E qui c'è il discorso del Thanatos, che è il più basso in lotta con il più alto, la compassione impazzita, il timore regredisce, cioè il Thanatos regredisce al più basso, non semplicemente la carezza, ma rimane bloccato in esso. Probabilmente parla di Thanatos proprio perché dice il gioco finale di questa via riduzionista sono la morte e la materia, la perdita della connessione con la sorgente.